ma soprattutto serenissima, dato che siamo in tema del Natale, giornata da trascorrere insieme a noi qui sul canale dei Legends. Buongiorno, io sono Luca e oggi vi andremo, parlo sempre al plurale, per andare a trattare di un tema importante che per adesso non ha niente a che fare col Natale, riguardante quante volte nella vita vi sarete chiesti quanto vorrei tornare in quegli anni, oppure quanto vorrei tornare piccolo. Ebbene, oggi cari ragazzi andiamo un pochino a rispolverare nel nostro passato per andare a farvi vedere coloro che erano i Legends prima di essere giunti a questo punto. Sostanzialmente oggi commenterò delle vecchie foto da farvi vedere insieme a voi, per farvi vedere quanto eravamo piccolini, quanto eravamo tenerini, ma quanto soprattutto capricciosi, viziati, egoisti. Dunque cari ragazzi, eccoci giunti alla prima foto. Allora, sono 10 di foto in tutto, per non annoiarvi troppo. Allora, ecco la prima foto, ma guardate qui che tenerino che è. Chi potrà mai essere questo qui con una faccia da delinquente? Guardate che faccia aggressiva che aveva, guardate, era proprio sul lato di dire questa foto me la prendo io, il quadro visivo è tutto mio. E infatti questo avrete capito che è Marco. Marco che però somigliava molto a me, tempo addietro, i capelli soprattutto non ce li aveva come ce li ha oggi, tutti stilizzati, tutti portati da una parte, tutti con la cresta che va in su, poi dopo piega, insomma, tutto un lavoro, avete capito. La pettinatura moderna a quel tempo non c'era ancora, ecco, l'unica cosa che appare in risalto è questo. Si vedeva proprio, fa un certo effetto vedere queste cose perché comunque aveva la faccia da bambino, adesso che sono abituato a vedergli, insomma, una faccia un po' più da grande, è chiaro che è cambiato tanto. Arriviamo alla parte migliore, eccomi qua. Che da dire, questa appena mi ha visto le case di moda, comunque per fare i calendari, mi hanno chiamato praticamente subito, avevano già capito che ero proprio formato per fare già da modello. Infatti guardate, sponsorizzavo il divano rosso e già avevo fatto una prova red sofa, mi chiamavano, avevo una faccia anch'io da bambino, spesso mi confondevano anche con Marco. La capigliatura comunque, come vedete, è sempre rimasto uguale per me. Io non sono mai entrato in quei look moderni e questo qui era proprio tempo fa, il Natale, era lo stesso periodo ma tempo fa del Natale che fu in compagnia, insomma, dei nostri parenti. Eccoci, questa è la terza foto. Questa terza foto Marco mi rivelò inaspettatamente di avere già la patente del motorino, infatti come vedete era già predisposto a guidarlo. Eravamo in un museo qui. Mamma mia, certe foto però mi ispirano tanti ricordi, guardate. Qui eravamo tanto piccoli. Eravamo in un negozio, in un museo, dicevo, di Mantova. In Mantova dove venivano esposti i vecchi veicoli dei vigili del fuoco. Infatti nostro padre faceva il vigile del fuoco. Soprattutto pensare, vedete come Marco non arrivasse neanche a malapena con la punta sul poggiapiedi del motorino, io invece ero sempre dietro e continuo a essere dietro, però naturalmente le gambe si sono un pochino allungate. È straordinario anche il fatto che si cresce senza accorgersene, però comunque il corpo va incontro a una serie di mutamenti fisiologici. Qui eravamo entrambi con i capelli corti, eravamo sparati perché era estate, infatti ci avevamo anche le maniche corte. Passiamo a questa foto. Allora, questa foto, non so se fosse lo stesso anno, ma secondo me eravamo ancora più piccoli in questa foto. Avevamo una maglia praticamente identica, eravamo quasi gemelli. E eravamo a Merano, che è una località del Trentino, dove eravamo in una pensione per vigili del fuoco apposta, che avevano fatto la domanda durante il loro turno di servizio. E come vedete dietro c'è una sequoia, che quella non la dimenticherò mai, una sequoia secolare, speriamo sia ancora viva, con un giardino stupendo. Eravamo, dopo questa foto, dopo quest'anno insomma, in montagna non ci siamo quasi mai tornati, se non qualche volta in giornata, però in vacanze in montagna proprio non abbiamo quasi mai fatte noi. Comunque ci sarà tempo per rimediare. Vedete, capigliatura uguale a quella di prima, vestiti che erano... eravamo proprio beati, eravamo nella nostra beata gioventù, non avevamo
un granché di preoccupazioni, infatti come vedete le faccette spensierate. Quest'altra foto, allora quest'altra foto vedete due divi che, insomma, divi, io divo, tu divi e gli diva. Comunque vi divo che in questa foto eravamo in una, anche qua ancora in montagna, lo stesso periodo insomma in cui è stata scattata la precedente foto. Eravamo in montagna su un promontorio che adesso non mi ricordo, eravamo in un bel vedere che non mi ricordo il nome perché era tanto tempo fa. E beh, sono passati alcuni anni, però comunque vedete gli occhiali erano quelli che erano, ancora non c'erano occhiali di marca, occhiali che comunque facevano un grande effetto. Allora, fermi tutti, guardate qua, guardate attentamente. Allora, voi potete vedere la faccia di mia madre, quanto era felice già l'idea che potessi guidare a Mirabilandia delle macchine che, come vedete qui, avevano la rotaia, delle macchine che erano insomma messe lì per gioco, insomma per andare in giro a vedere insomma una pista era dove si tornava poi indietro naturalmente, e per vedere insomma, per avere una vista del parco, insomma per metterci alle prime armi con la guida. Guardate qua già la faccia di mia madre come era felice, soprattutto con la mano che naturalmente stava dalla sua parte senza che mi intracciasse alla guida. Comunque, questo ero già io prima che prendessi la patente. E questa era mia madre. Questa foto ancora sono io. Io con in sfondo lui. Lui perché io, non è quello, non sembra quello che è, cioè non stavo ricercando il mostro nella camera nasale, perché adesso uso i termini scientifici. Stavo facendo colazione ed ammiravo spensierato un bar che questo è, si trova, indovinate dove? Ma a Bordighera, dove non so, ero pensieroso, forse erano quasi gli ultimi giorni. Comunque, come potete vedere, siamo cresciuti moltissimo e la foto non è recentissima, però non è neanche di tanto tempo addietro. Ecco, questa foto qui invece ritrae noi due nella beata spensieratezza. Guardate i miei denti da castoro ancora, quando dovevo ancora mettere l'apparecchio. Eravamo a Bellaria. A Bellaria era una località dell'Emilia Romagna dove eravamo ancora spensierati tanto, eravamo alle scuole superiori, avevamo un po' di più di pensieri, però comunque è stato tanto tempo, è passato 2-3 anni, mi ricorda tante cose, spensieratezza, giochi, amici, insomma, ce la siamo spassata bene. Questa è un'altra foto che mi piace dire, guarda te. Allora, questo è Marco, non si sa cosa pensasse. È una foto come per dire: mi stai disturbando da un qualcosa che sto facendo. L'importante è mi avete disturbato. Infatti, come potete vedere, la faccia non è né felice né però neanche triste. Come potete vedere già i capelli anche qui. Era, secondo me, in questa foto qui era più piccolo della foto che vi ho fatto vedere di Bellaria. Comunque, vedete già che anche in questo periodo lui cominciava a sentire lo stylist della modernità e così via. I capelli tutti da una parte, e quasi come se avessero messo la freccia a destra o la freccia a sinistra, e vestito naturalmente di tutto punta, tutta modernità, naturalmente guardate com'è che si può dire, in perfetta assonanza sia la felpa che i pantaloni. Arriviamo all'ultima foto. L'ultima foto, come potete vedere, siamo di nuovo noi, come sempre. Se qualcuno avesse notato, siamo noi. Ed eravamo ancora qui a Bordighera, miravamo. Guardate che mare, che lustro, che lindo, guardate. Colori tipo verde acqua e blu più scuro lì in fondo. Marco, naturalmente, vedete i capelli che ha messo la freccia da una parte, non so se è nata tipo una montagna da questo dislivello. Comunque, poi io avevo naturalmente tutti i capelli, secondo me eravamo appena lavati dopo aver fatto il bagno, infatti i capelli erano scompigliati, primo perché c'era il vento, secondo perché avevamo fatto il bagno tempo addietro. Era sera, stavamo facendo una passeggiata nel lungomare argentino che, vi ripeto, visitate assolutamente. Anche qui vedete la piccolezza, la nostra piccolezza ci fa tornare indietro tanti momenti felici ancora spensierati, che tempo addietro non avevamo certi problemi, invece ora purtroppo già 21 anni
cominciano a farsi sentire, e questo è solo l'inizio. Benissimo ragazzi, il video finisce qui. Naturalmente, se avete voglia di rimagare ancora nella nostra infanzia, basta lasciare un bel like e magari potete anche commentare qualcosa, tipo io vi sicuro vi porterò altri generi di questo video, così vi facciamo vedere noi ancora da infanti fanciulli, in modo tale da farvi strappare un momento di tenerezza. E io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo il prossimo lunedì. Mi raccomando, nel frattempo rimanete connessi e ricordatevi, questa cosa vi attende. A presto.